Uno dei giochi che più ho amato della attuale generazione videoludica è sicuramente uno dei miei preferiti del roster di giochi esclusive PlayStation è stato senza dubbio God of War, ragazzi. È stato un gioco veramente che mi sono goduto alla stragrande. Io per carità sono amante anche della trilogia originale e questo titolo però secondo me ha significato molto perché è riuscito a innovare un brand che effettivamente era un pochettino vecchiotto a far preoccupare tutti, perché era un cambio veramente importante rispetto al passato e tante cose che le persone amavano in God of War non ci sarebbero più state, eppure è riuscita a convincere tutti creando un gioco che ha venduto tantissimo, hanno fatto un lavoro magistrale, io l'ho veramente adorato. Bene, tantissime persone nel corso dei mesi e degli anni ormai che ci hanno separato dall'uscita di God of War per PS4 si sono chiesti quando avremmo avuto un seguito, no? È normale, dopo un gioco del genere ti aspetti un seguito e te lo aspetti bello cazzuto, insomma. Beh, sembrerebbe che qualche notizia ci sia. È molto parziale, sono soltanto rumor, quindi prendeteli con le pinze, però, ragazzi, abbiamo qualche cosettina. Rumor, God of War 2 e tantissime altre esclusive stanno per arrivare su PlayStation 5. E perché si dice questo? Per da voci di corridoio di insider che hanno riportato queste cose, ma anche perché Cory Barlog stesso, no? Ha parlato di cose che arrivano da parte di Santa Monica e anche Geoff Horower, uno dei capi programmatori, dice che grandi cose sono in programma ed è molto eccitato riguardo a queste. Adesso, dato che sta venendo presentata PS5 a brevissimo, ragazzi, credo che sono un paio di giorni, ok? Il 16, anzi ve lo dico proprio, il 16 settembre ci sarà il PlayStation 5 Showcase di Sony e lo guarderemo in live insieme, ragazzi. Quindi seguitemi anche sul secondo canale perché le live di questo tipo di eventi li facciamo lì. In occasione di questa presentazione si parla ovviamente della data di lancio e del prezzo di PS5, ma sembrerebbero esserci anche delle altre novità e Sony ha detto di prepararsi a qualcosa di importante. Beh, molti hanno fatto 2 più 2 e hanno detto, beh, dopo averci offerto parecchie cosettine, tipo Horizon Zero Dawn 2, che non mi ricordo qual è il titolo vero, però è praticamente il 2 di Horizon, e tante altre cose che sono state annunciate, presentate e mostrate ampiamente per PlayStation 5 ormai, beh, God of War 2 sarebbe proprio la ciliegina sulla torta. E quindi si è creato un hype stellare da parte di molte persone, ammetto, me compreso, riguardo alla possibilità che questo titolo possa veramente venire presentato questo 16 settembre. Ovviamente non mi aspetto assolutamente che sia un titolo di lancio di PlayStation 5, perché sarebbe chiedere decisamente troppo. Però, insomma, uno può pure sognare, no? Però una cosa la possiamo dire, questo gioco un seguito ce l'avrà, secondo me. Sarà subito? Lo presenteranno veramente tra 2 giorni, insieme a tante altre cose? Chi lo sa, però ci sono dei rumor che potrebbero suggerire questo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, ragazzi. Siete anche voi molto eccitati all'idea di giocare a un God of War 2 come lo sono io e come lo è tantissima altra gente? Fatemelo sapere nei commenti e fatemi sapere se secondo voi è probabile o meno che questo avvenga. Vi ricordo che il 16 settembre alle 22 sul secondo canale YouTube vedremo questa cosa in live, perciò andatevi a iscrivere lì e appuntatevelo sull'agenda, diciamo, perché secondo me sarà un live streaming abbastanza memorabile. Dopo le bombe che ha tirato giù Microsoft riguardo ai servizi, è molto probabile che Sony voglia mostrare i muscoli ancora più di quanto abbia fatto finora, e non solo con il reveal della data e del prezzo della console. Io credo che vedremo delle belle cose, ok? I rumor suggerirebbero questo. Direi che è tutto per oggi, fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi, e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale, seguitemi su Twitch, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community, tutti i link per supportare il canale, link alla playlist anche con tutti quanti i video di questi mini vlog che ho cominciato a fare recentemente su piccole news e attualità. D'accordo, ragazzi? A presto!